Sono le 8:30 di mattina, ci sono 27 gradi e stiamo lasciando il nostro motel a Barstow. Ci rimettiamo di nuovo in marcia verso nuove mete da scoprire. Benvenuti al Bottle Tree Ranch. A 43 km di distanza da Barstow, eccoci arrivati in località Oro Grande. È sicuramente una delle installazioni più assurde sulla Route 66, un po' come il Cadillac Ranch. Questa particolare forma d'arte è nata nel 2000 grazie al suo fondatore Elmer Long. E come potete vedere è una installazione in continua evoluzione, testimoniato dal fatto che ci siano bottiglie antiche polverose e altre invece nuove e luccicanti. Sembra di essere all'interno di un film di Tim Burton. La chiamano la città degli angeli. Per me dovrebbero rinominarla la città degli incidenti stradali, perché guidano come capre, sorpassano da destra, da sinistra e alla fine si vanno a schiantare. Grande Giove, non ci posso credere, siamo giusto fuori dalla casa dei McFly, più precisamente di Martin McFly, qui a Los Angeles. Quanti ricordi, Martin McFly che rientrava alla sera da questo cancelletto posteriore per sgattaiolare in camera sua mentre i genitori dormivano. Quando ho chiesto a Mary, la proprietaria di questa casa, perché avessero scelto questa abitazione come casa dei McFly, lei mi ha risposto che la produzione andava cercando una casa che fosse vicina ai piloni della luce. E adesso vediamo che succede. Proverò a raggiungere le 88 miglia orarie e vedere se ritorniamo indietro nel tempo! Siamo molto vicini all'osservatorio Griffith, dove è stato girato un cult del cinema, Gioventù bruciata, con James Dean. Ho i brividi solo a pensare alla scena! E questo invece è il mitico tunnel che si vede in Ritorno al futuro parte seconda, quando Martin McFly è alle prese con Biff. In un inseguimento sul suo skateboard volante riesce a riprendersi l'almanacco sportivo, il grande almanacco sportivo. Martedì 20 agosto, sono le 3 di pomeriggio, ci sono 38 gradi e siamo nella città degli angeli. Ma precedentemente ho vissuto davvero un sogno, meglio che stare all'interno di un film. Perché ho visitato, come avete potuto vedere, la vera abitazione di Martin McFly. Ho avuto i brividi e soprattutto è stato meraviglioso conoscere la padrona di casa, Mary, che è davvero una persona squisita ed ha un libricino dove segna i nomi di tutte le persone, di tutti i fan di questo film incredibile che ogni giorno vengono a visitare casa sua. E lei è proprietaria di quella casa da quasi 50 anni. Ma adesso vado perché è una città gigantesca, ci sono tantissime cose da vedere. Come potete immaginare, le distanze sono davvero siderali. E stiamo attraversando la storica Route 66. Niente po' di meno che attraverso Beverly Hills. Su questa strada
Julia Roberts faceva compere i Pretty Woman. È una vera e propria isola del lusso, dove abbondano negozi costosissimi e sono parcheggiate ai lati delle strade macchine che costano quasi quanto una casa, se non di più. Sì, ho giusto parcheggiato la mia macchina qui e mi sono andato a prendere un caffè. Una macchina proprio economica. Vorrei capire che cosa mi rappresenta. In questo momento stiamo percorrendo Mulholland Drive. E dopo aver percorso la strada più suggestiva di tutta Los Angeles, eccoci arrivati in questo punto panoramico dove si può ammirare la città degli angeli dall'alto. Su queste colline si nascondono le ville dei VIP di Hollywood e delle grandi celebrità di questa città. Turn left onto Lancashire Boulevard. In 300 yards, turn right onto Cahuenga Boulevard. Sono passati 20 minuti e siamo ancora bloccati nel traffico. Procediamo a passo d'uomo. Provate ad immaginare che cosa significhi abitare in questa città quando sono le 7 di pomeriggio, tutti che rientrano a casa da lavoro. E che hai fatto ieri sera? Io ho guardato un film. E tu? No, io ho invitato degli amici a cena. E tu? E io sono rimasto bloccato sulla tangenziale di Los Angeles. Però la chiamano la città degli angeli. Vabbè. Ed eccoci finalmente arrivati nel downtown di LA, nel centro, alla ricerca del nostro albergo. Non poteva mancare a Los Angeles una Blue Moon alla spina. Sia io che mia moglie abbiamo preso pollo grigliato con asparagi. Invece mio figlio ha ordinato linguine con gamberetti. Quando sono oramai le 10 di sera è tempo di andare a dormire. Saluterò gli amici Tom Hanks, Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon che hanno recitato in questo albergo durante le riprese di Ocean's Eleven e Splash, Una sirena a Manhattan. È stata una giornata faticosa, 300 km, ma vi assicuro che guidare nella città degli angeli è un'esperienza molto, ma molto stressante. E saluto anche Don Draper di Mad Men. Con questo è tutto, ovunque vi siate, viaggiatori del mondo, ci si risente e ci si rivede domani, sempre dalla città degli angeli.